Il turismo del Parco Sasso Simone Simoncello vede il traguardo del Bike Park Montefeltro. L'assessore regionale alle infrastrutture Francesco Baldelli, mercoledì a Carpegna, ha infatti ribadito l'investimento di 1 milione e 200 mila euro della Regione Marche, che vedrà realizzato un felice connubio fra sport e turismo con 8,5 km di tracciato, 5 trail per varie discipline bike e un pump track. Strutture destinate al cicloturismo che interesseranno i territori di Frontino, Pian di Meleto, Belforte Alisauro e soprattutto Carpegna, che sarà il cuore pulsante del park. Chiaramente dovrebbe essere un valore aggiunto per tutto il comprensorio del Monte Carpegna e dei paesi del Parco Naturale del Sasso Simone. Chiaramente Carpegna, che è diciamo la sede sia del Parco Naturale, che chiaramente è il comune che più ha importanza nel comprensorio del Monte Carpegna, sicuramente ne gioverà in maniera ancora più grande degli altri paesi. Si va diciamo nella prospettiva di aumentare quelli che possono essere i servizi per i turisti e chiaramente il settore sport è uno di quei target che interessa di più e che tra l'altro sono in espansione e diciamo attirano e attraggono l'interesse dei turisti. Oggigiorno insomma andare in vacanza molto spesso è fare esperienze e sicuramente quelle che possono fare sul Monte Carpegna nei sentieri e nei percorsi del bike park è un'esperienza molto molto bella. Ciclisticamente parlando, per Carpegna si tratta dell'avvicinarsi al traguardo di una lunga scalata organizzativa anche a livello amministrativo. È un'idea che nasce proprio dalla cittadinanza di Carpegna e del comprensorio, quindi loro hanno lanciato l'idea che è stata sposata dall'allora presidente del Parco Naturale del Sasso Simone, Guido Sacucci, che ci ha subito creduto ed hanno, diciamo, hanno presentato un progetto iniziale alla Regione Marche, alla ex giunta della Regione Marche, la giunta Ceriscioli. E diciamo che il progetto è piaciuto perché sicuramente era un modo di valorizzare l'entroterra molto molto appropriato e quindi sono state trovate già le risorse già nella passata legislatura e l'attuale legislatura ha nuovamente diciamo sponsorizzato questa situazione ritenendola fondamentale per lo sviluppo dell'entroterra e quindi l'attuale assessore Francesco Baldelli si è dimostrato subito pronto a raccogliere l'eredità della precedente giunta e quindi si è arrivati a questo punto a realizzarlo perché a breve verranno affidati i lavori e poi realizzati in modo che nel 2023 possiamo appunto sfruttare questi percorsi per il bene del territorio, per le strutture ricettive e turistiche del territorio.